Avete mai provato a navigare a 69 nodi di velocità? Volete sapere cosa si prova? Larga solo 234 cm, ma quando i tubolari sono gonfi il baglio aumenta leggermente. Servono soprattutto per stabilizzare, perché quando salti sulle onde, anche se non atterri sull'acqua perfettamente in bolla, i tubolari ti aiutano a rientrare nei binari giusti. Per facilitare la vita a chi sta al timone, FB Design di Fabio Buzzi ha avuto due belle trovate. Un sistema di flap automatici che regolano l'assetto in base alla velocità e un serbatoio dell'acqua a prua che si riempie sfruttando quella di scarico dei motori. La zavorra a prua stabilizza la barca e le consente di soffrire meno il mare mosso. Chi ci ha permesso di arrivare a 69 nodi sono i due motori diesel da 550 cavalli ciascuno, frutto di una collaborazione tra Mercury ed FTP. Sì, questa è la grande novità che stiamo presentando a Genova quest'anno come Mercury. Parliamo del motore da 550 cavalli nella sua potenza massima, 6 litri e 7 diesel, che si propone di andare ad equipaggiare un segmento di barche che è un po' diverso da quello che abbiamo equipaggiato finora. Ovviamente si parla di barche un attimo di dimensioni maggiori, quindi diciamo intorno ai 50 piedi. E anche una serie di particolarità che sono state specificatamente richieste da Mercury per migliorare il comfort a bordo, quindi vibrazioni, rumore, ridurre praticamente a zero la fumosità, ma anche una curva di coppia, diciamo, calibrata apposta sulle nostre esigenze, che favorisce un'entrata in planata più veloce e un'accelerazione appunto migliore.